Nell'ambito dell'edizione 2012 di Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, tenutosi a Verona dal 25 al 28 marzo, l'agenzia di comunicazione multimedia Editoria Xenia ha presentato il nuovo progetto editoriale Le strade del vino Puglia, applicazione per dispositivi mobile, iPad, iPhone, smartphone e tablet Android, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play. All'interno del padiglione Puglia, tra i più visitati dell'intera area espositiva, lo stand della regione ha ospitato la presentazione, svoltasi il 26 marzo, alla presenza dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari Dario Stefano, dell'amministratore unico della Xenia SRL Antonio Giangrasso e del giornalista RAI Michele Peragine. Vuol favorire lo sviluppo della conoscenza del territorio abbinandola a due prodotti essenzialmente che sono quello del vino e quello dell'olio. Si inizia col vino, ma presto arriverà anche l'olio. Durante l'incontro sono state illustrate le funzionalità e le varie sezioni dell'applicazione, grazie alle quali è possibile compiere un percorso tra i vitigni pugliesi, autoctoni e non, e i vini premiati con i marchi DOC, IGT ed OCG, scoprire le zone di produzione e conoscere le tante cantine presenti in Puglia, esempi di imprenditoria moderna e dinamica. La nuova frontiera è certamente quella della comunicazione, una frontiera che ci consente non solo di rendere evidente le qualità dei nostri prodotti, ma anche di rendere evidente il terroir, di rendere evidente la qualità, la specificità, l'autenticità dei nostri territori di produzione. Tengo a sottolineare che questa è la seconda applicazione in Italia che viene fatta per quanto riguarda il vino, le strade del vino. La prima è stata fatta dal Trentino Alto Adige con il Sud Tirolo e subito dopo è stata realizzata questa della Puglia. Valido supporto per le aziende locali che vogliono crescere e farsi conoscere a un pubblico sempre più ampio di intenditori o semplici appassionati, l'applicazione rappresenta un modo nuovo e dinamico per comunicare il prodotto vino. Destagionalizzare il turismo, come può la Puglia trarre profitto da questa possibilità attraverso l'enogastronomia? Ma è una chiave straordinariamente significativa per poter realizzare questo intendimento. L'agroalimentare ci consente di arricchire la nostra offerta turistica perché oltre al sole e al mare, oltre al nostro patrimonio di città storiche con dei tratti evidenti di architettura, di cultura storica, possiamo anche metterci insieme un territorio carico di biodiversità, capace di esprimere produzioni di eccellenza, capace di raccontare una grande tradizione contadina che è tornata di attualità, che è tornata ad essere orgoglio identitario e che è tornata ad interessare anche i giovani. Per noi l'agroalimentare, l'agricoltura rappresenta questa opportunità, quella di dire che in Puglia c'è qualcosa in più rispetto ad altre regioni e che è un qualcosa che parla una lingua autentica che gli altri non possono imitare, che per poter vivere nella dimensione emotiva bisogna vivere solo in Puglia. Un approccio soft al turismo, ovvero nel rispetto del fantastico patrimonio artistico e paesaggistico che ha la Puglia. Come si sta muovendo la regione per tutelarlo? Ma noi stiamo facendo delle scelte anche molto impegnative perché gli intendimenti hanno bisogno anche di paletti normativi quando è necessario. Lo abbiamo fatto in tema di olivi monumentali, lo vogliamo fare in tema di mantenimento della nostra superficie agricola alla produzione di prodotti di qualità. Lo vogliamo fare attraverso, diciamo, impegni che siano anche di carattere normativo per evitare che nei momenti di difficoltà si guardi alle strade più facili per uscire dalla crisi. In questi anni ci siamo riusciti, c'è una motivazione diffusa dei produttori e questo ci incoraggia perché i risultati importanti si raggiungono quando si combatte una logica di squadra, quello che stiamo facendo in questi anni e del quale sono particolarmente orgoglioso. L'interesse verso le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione ad esse legate è cresciuto sensibilmente negli ultimi anni, come dimostra la nutrita presenza di aziende e di addetti ai lavori che hanno preso parte alla presentazione, a cui ha assistito lo stesso sindaco di Verona, Flavio Tosi. Non è passata inosservata, tra le altre, la presenza di un illustre cittadino pugliese, artista indiscusso e importante produttore di vini, Albano Carrisi.